Bonjour e benvenuti in un nuovo vlog. Ragazzi, parlo piano perché sono le 7:40 del mattino. Ora facciamo una colazioncina veloce per andare a ritirare. Choose me! Finalmente posso dirlo senza tenere il segreto, perché avete già visto la video presentazione. E saranno un bel po' di scatole, quindi penso che ci metteremo tutta la mattina in tutto ciò. Non so cosa fare con lui. Devo portarlo fuori ora, secondo te? O lo portiamo con noi? Passeggiata, Brecuz! E neanche alla curva! Siamo sul cagno! Dai, Melissa, porca! Prendimi il telefono! Devo togliermi la cinta! Che rinco che sei! Madonna, signore! No, ferma! Ma dove picchio è andato? No, è caduto proprio dietro! Ecco! Vedremo se la mamma riuscirà a guidare! Rimbambito. È gigante. Allora, che non l'avete capito, paura. Oh my god. Ma, cioè, uno non dovrebbe fare la patente per questi camion? A quanto pare no. Si fidano. Così. Sbagliando, esatto. Si fidano. Ma dove devo andare, scusa? Devo andare a destra? Ah, perché non posso tagliare di qua. Vabbè, devo girare di qua alla rotonda. Come ti senti? Tranquilla. Sì? Sì, ma perché vedi, il problema, Meli, è che è grosso tutto l'ambaradano, no? Ma tu sei comunque davanti nella tua cosa di guida, quindi tutto il resto... Ma devi capire che dietro di te è una cosa molto grossa, non puoi andare come nella macchina normale, addosso alle robe. Oh my god. Sono gli altri che stanno lontani. Beh, quello è sicuro. Madonna, dopo la faccio vedere la sua interezza, comunque ora andiamo... a prendere il prodottino. I rumorini. Allora, merce caricato. No, si sono fatte le 10. And now dobbiamo anche andare a prendere Brecuzzo. Voglio vederci a portare tutta questa scatola dentro. Ci con il nostro carrellino. Vighi vighi. Sono tantissime cose. Speriamo di non metterci troppo tempo. Wow. Ah, che carina. A me la parto dello stesso colore, rimbombosa. Vabbè, la mettiamo sotto. Beh, siamo a buon punto. Dai. Prendine due alla volta anziché uno. Ah, ma posso fare come voglio. Yes. E lo stampi blush sweet. Stiamo crepando, raga. Abbiamo finito. Che calore, madonna, ci abbiamo messo una vita, un'ora. Qua abbiamo le cialde per iniziare la vendita. Qua ne abbiamo altre. Qui tutte quelle che avanzavano. E anche qua. Abbiamo finito, Brecchi! Praticamente è tutto, scatole ovunque! Andiamo ad aprire. Mami! Raga, tornato a casa, mi hanno mandato a portare il camioncino al deposito, che poi appunto lo va a riportare. Io finisco di preparare il video presentazione, devo fare meglio la copertina e soprattutto scrivere tutte le descrizioni, le varie cose. E niente, mancano 2 ore, solo 2 ore, finalmente saprete tutto. Poi per pranzo in realtà non so cosa prepareremo. Questo topastrus si è messo qua in mezzo e ha rotto come sempre, vero? Sì. Questa è la copertina che ho fatto, non mi fa letteralmente impazzire, però intanto ero un pochino curioso di vedere come abbiamo sistemato mia mamma. Ma non è vero che stai abbagliando? Guarda che furbo mente. Allora, titolo. Come lo intitoliamo? Secondo te il sito per ora è così? Non si può vedere nulla? Ogni volta che mi sono infatti ci sono questi, Brecchi li amo. Ah, mia! No, mio! No, è mio questo! Ah! Mi
stava prendendo la palo. Ma tu sei pazzo. Guarda che scivole, ti fai male. Finito? Vedi? Non c'è più. Grazie, sei stato molto efficiente. Li hai rotti perfettamente. Finito. Stop. Il regalo che ha fatto il rompino a suo papà. E in teoria anche i miei bigliettini. Eccoli, sì. Perché stasera ho voluto fare una cena con i miei amichetti solo di Milano, perché in realtà è una cena, quindi se invitavo persone da lontano era poi un casino per dormire, eccetera, eccetera. In cui appunto regalerò il nuovo prodotto. Queste bustine che mi fa ridere che in realtà erano per bambini, tipo per quando nasce un bambino, però io uso sempre dire baby, quindi ci sta. E qua farò i bigliettini, ora mi metto anche a scriverli, perché dove vendevano questi non vendevano anche bigliettini bianchi. Così lascerò una cartolina personalizzata a ognuno di loro. Grandezza top, li ho presi a caso su Amazon, ma direi perfetti. Farò scegliere a loro direttamente stasera i colori, quindi ne porterò un po', li farò sbocciare tutto quanto, poi sceglieranno i colori che preferiscono. Adoro! Bene. Che bello. Se lo conoscete comunque è un brand di questa ragazza qui, che fa prodotti capelli, per il corpo, per la pelle, comunque... Very, very bello. Cioè, posso dire pack very, very cute? Mi serviva proprio perché ho le labbra strasecche. Tocca sul naso, ok. L'applicatore preleva bene il prodotto, sembrava piccolo invece... Speriamo che mi aiuti, perché sono super un po' bruciacchiate, non so come dire. Queste sono le 12:12, direi che è giunta l'ora di pensare al pranzo. Morta, mi fate morire quando sognate le cose. Questa ragazza ha scritto: Meli, stanotte ho sognato che facevi uscire la nuova collezione. Erano due palette occhi di ombretti, due blush in polvere e due in crema, tipo quelli di Milk. E di tutte queste cose avevi fatto la versione in rosa e in viola. I pack erano molto belli. No, vabbè. Cioè, io muoio. Raga, manca pochissimo il 1:22. Questo è il super pranzo di oggi. Pasta in bianco. Mi stai facendo bruciare la pasta a me per guardare tutto in... Yuppie. Alla fine no, ha cambiato il copertino e l'ho messo anche in Premiere. E niente, manca poco. Raga, sono ufficialmente le 14. Perché non sta andando qua? Ok, ho sempre 2 minuti. Ma se io dico le 14, dovrà partire alle 14 sta Premiere. Eccoci. Andate subito a vedere il video. No, l'ho spoilerato. No, è un reel, ma che sto qua? Quanto è bello! Ah, i vostri commentini! Vabbè raga, voi pazzi, avete impallato il sito! Non si riesce più a vedere! Ah, è vero, non riesco a fare neanche io, si è bloccato! Scusa, in quanti sei? Cioè, pazzi? Voi pazzi? Guarda che caldo, mi è venuto proprio un calor. Sono troppo contenta che vi stia piacendo. Io che avevo paura che non vi piacesse. Che dire, raga? Praticamente il sito è in down da... sarà solo 2:30, 3:30, 2 ore. Rido per non piangere. Cioè, sono troppo arrabbiata perché... avevamo sistemato, io ho fatto la storia, sì, siamo tornati, e poi di nuovo down, è stato bloccato ancora. E mi dispiace, cavolo, non pensavo che più di 400.000 accessi sul sito. Il mio sito ha deciso di crepare e morire. E non va, non va. Vabbè, ne approfitto, visto che tra un po' devo anche iniziare a truccarmi per la cena, per fare i pacchettini appunto con i prodotti per regalarli stasera ai miei ospiti. Quindi pensavo di fare, sentite qua, sacchettino, felina in
cui dentro metterò la palette. Quindi prendiamo delle palette. Dovrei aver messo qui, se non sbaglio. No, scherzavo, qui ho messo i pennelli. Messe qui? No. E dove le ho messe? Devo mettere all'interno del cassetto. Eccole qua, bellissime. Meli, sono stai già calma. Piena. No, calma cosa? Cioè, non c'è mai una cosa che va bene. Non togli le pellicole? No, le tengo per non far rovinare le palette. I stampi, le lettere di lettura che io. Ma dove sono finiti i sacchetti che avevo messo là? Lì. Ma se devo farli ora? Ah, li devi fare, cioè, ora? Cioè, lei metto le cose e me le toglie, ma se le ho messe qua per un motivo? Ma se dobbiamo impacchettare, ci serve cosa? Il tavolo. Ma se io devo mettere le palette per gli ospiti stasera dentro il sacchetto, come faccio se me lo togli? Ma fai anche la scatola o sacchetto? Solo sacchetto. Si rompono le cialde? Ma come fanno a rompersi se le portiamo a mano? Ma le persone poi magari ci sbattono contro... Per cosa ho preso il sacchetto? Ma oggi ce la fate? Il sacchetto ci metti la scatola. Sembra di parlare con dei rimbambiti. Ah, c'è solo lei che è intelligente. Noi siamo dei rimbambiti. Hai capito, Riccardo? A volte dite delle cose che non hanno senso. Aiutami a svuotare sta scatola. Sei là che non fa niente. Io penso che potrei morire oggi. Basta. E fallo bene. Te pareva. La velina deve toccare qui, non si deve essere. Ok, così, velina sopra la palette. E ovviamente vedi che è pieno. Brava. Madonna. Devo farti un massaggio prepacchi. Sì, guarda. Aia. Ora, penso... devo capire come togliti che mi fai ombro, come impacchettare le palette, perché di solito piegavo quattro volte. No, ma taglia la metà, mentre di solito per sprecarne meno. Si spaccano dentro così libere. Riccardo, le tre me le da così, devono portarle a casa. Con cosa sbattono? Non è che c'è il viaggio. Distratte. Ma va, ma come fa a rompersi? Ci metto uno di questi imbucato così. Provo. Pagami dentro dai giudici. Questi non li ha fatturati sicuro. Bellissimo. Mi piace. Perché no? La signora non fa mai fattura. Lei non è una donna che fattura. Le veline. No, la carta. Un sacco. Ho pagato 20 euro, cosa fatturo? Non fatturare mai. Ma cosa non sbagli? Un pochettino fatto. Ma sono tutti rotti. Ma che schifo di sacchetti ci danno. Non li hai neanche guardati. Vabbè che erano più belli.
Tada, pacchettini fatti. Ora devo mettere tutte le cialde in un sacchetto, così che poi le mettiamo sul tavolo e possono decidere quelle che preferiscono. Che carino, si vede precisamente cosa avete preso. Così avete palette vuota, poi ha preso gold, sweet e sunlight. Adoro. Se non le togli. Certo. Questo è? Questo è quello più scuro, il blush chic. Scuro. Il blush più scuro. Sì, ma non sapevo il nome. Non mi ricordo il nome. Caro mio, non ti vedo preparato. Ok, dai l'ultimo blush. Qua sono già preparato alcune scatoline da riempire. Sì, perché il problema è che non ci arrivano le altre vetture. Non ci arrivano le altre vetture perché il sito è ancora bloccato. Tu cosa ne pensi? Sweet. Poi mancano solo le tre ciprie e ci siamo. Inizio a prendere, quindi gold e sweet. Gold. Perché lei è così sveglia che ha messo due nomi simili. Sì, gold, sweet. Okay, e proprio sunlight. Ha fatto la palettina completa. Che carina. Poi bella con queste colorazioni, non l'ho mai creata così. Devo un attimo capire come sistemare il tutto, perché potrei fare palette. Uno, due e tre. E chiudere. Oh, perfetto così. Posso guardare gli occhi? Sì. E da là. Primo pacchetto fatto! Comunque mi diverte un sacco prendere i diversi prodottini e comporlo. Allora, si sono fatte quasi le 6, quindi io inizio a prepararmi per la cena, anche se il sito non ha ancora dato segni di vita. Che look facciamo? Pensavo di fare comunque qualcosa di semplice, nude. Il vestito che metto è abbastanza caldo, quindi andrei di colori caldi. Primer, uso questo di Refai che dà proprio una bella base della tantina. Nella zona dei pori, ovviamente, questo di Make Up For Ever. Anche un po' sulla fronte, in realtà, che ultimamente è un po' segnata. No, Valeria, non far casino, che l'ho già presa di alcune. Fondotinta. Abbondo col correttore perché ho delle occhiaie assurde oggi. Vediamo di eliminarle. Uso questo di Huda. Vado a fissare con la cipria di Huda tutta questa zona qui per levigare per bene. Tanto è sera, quindi anche se abbiamo un po' di soft baking che evidenzia la secchezza, non si noterà eccessivamente. Di solito ne applico un po' meno, ma voglio più murarmi stasera. Passiamo finalmente a Choose Me. Vado a prendere gold come bronzer. Con il wifi migliora, dai. Aspetta un secondo, in più lo scatto. Come vedete è intensità, diciamo, media, nel senso che è molto stratificabile. Ovviamente è più caldo rispetto a pomi, quindi se cercate un contour vi consiglio assolutamente pomi, però questo mi piace appunto perché sfumandolo diventa veramente bello fuso con tutto il resto della base. E non confondetelo appunto con gold sand nella barra per personalizzare la palette, che invece è la cipria. Lo porto un po' anche sulle tempie e qui sulla piega dell'occhio. Mi piace molto come colore di transizione, in realtà mi piace che sia tutto ben sfumato. Ah, e Riccardo prima mi chiedeva come si fanno a rimuovere le cialde. Praticamente qui dietro, se vedete, c'è un puntino, basta che appunto io di solito con un orecchino spingete e la cialda poi fuoriesce. Quindi anche se volete cambiare la disposizione o quando finirete prima o poi una cialda, potete appunto riacquistarla. Vado anche sul nasino. Per il blush invece, siccome appunto avrò un vestito abbastanza caldo, voglio fare un degradé da chic
ha sweet, dallo scuro un pochino quello più pescato. E mi piace un sacco anche mixare appunto i colori, spesso lo faccio anche con Snob e Shy. E i colori, appunto, una volta che voi li andrete a sfumare, risulteranno proprio un aranciato più rossiccio, no? E mi piace un sacco. Questi sono gli swatches, e comunque il rosso è bello bello power. Ma volendo, adesso vi faccio vedere come può essere anche un pochino più soft. Quindi prima vado con Chic qua sull'acuto in alto. Bellissimo questo colore. E poi prendo un po' di Sweet e lo applico più qua. Ce l'ho qua. Abbiamo anche i sacchetti, vero? Quali? Questi qua dei regali. Sembra super baciata dal sole. Lo uso un po' come ombretto qui di transizione per scaldare bene il tutto. Vabbè, adesso ho anche le dita un po' sporche, vedete? Questo è Gold, il colore che ho usato io, questo invece è Chew. Una volta sfumato è più soft, ma comunque abbastanza scura rispetto appunto a Gold. Siccome nel video presentazione vi ho fatto vedere Sunlight, oggi vi faccio vedere Petal Pink sul mio incarnato, che è la cipria illuminante più rosata. Andiamo a prendere, la applico qui sul nasino, che sì, va a illuminare, comunque vedrete la differenza, ma è più soft, quindi riuscite a gestirla anche un pochino meglio rispetto a Sunlight, che bene o male illumina parecchio. E questa ha un sottotono più rosatino, mi piace tantissimo proprio perché va anche a contrastare un po' quello che sono le occhiaie. Quindi lo vado a mettere qui e pulisco un po' lo zigomo. Spero che si percepisca la differenza. Con Sparkle per dare un tocco di luce. Ok, eyeliner marrone, questo di Too Faced. Swish. Forse mi sono un po' pentita della matita all'interno dell'occhio, ma ormai è troppo tardi. Nel mentre facciamo anche le sopracciglia. E il sito non va ancora, raga. Cioè, io disperata, vi giuro, sono tristissima. L'unica cosa che doveva funzionare oggi non funziona. Perché sono così sfigata? Chi mi ha mandato la macumba? Vi scoprirò. Però, perlomeno, sono contenta che vi sia piaciuta. Ho ricevuto veramente un sacco di tag e DM, quindi commenti, siete veramente super super dolci. Speravo appunto un po' di stupirvi, visto che vi ho fatto attendere tanto, però come diceva una ragazza sulle storie, quest'idea della palette viso mi è stata data durante la masterclass che avevo tenuto a Roma per il lancio di Serendipity. Quindi da lì io mi sono messa all'opera per crearla. Immaginate, cioè, quanto tempo è che ci sto lavorando, tantissimo. Comunque andiamo a fissare il tutto. Utilizzerò questo setting mist di Morphe, che è quello un pochino più luminoso. Facciamo le lentiggini. Siccome lo sapete che io sono un pochino extra, voglio mettere un tocco, eccolo qua, di Sunlight nel nasino, perché dà proprio un effetto diverso, essendo
più chiaro, fa sembrare la puntina più piccola. E anche un po' qui, sotto il sopracciglio. Abbiamo capito che oggi mi faccio schifo e qualsiasi make-up avrei fatto, già lo sapevo, però non pensavo così tanto. Per le labbra andiamo di qualcosa di soft, così mangiando anche se va via non è un problema, quindi matita e la 6 di Nabla. Facciamo qualcosa di soft, sì sì. E poi questo di Make Up by Mario. E me li porto dietro così se devo fare un retouch durante la serata lo faccio senza problemi. Allora, amici, cambio di programma. Alla fine ho applicato sulle labbra la 07 di NYX come contorno e al centro 90s di Viv, che è un nude abbastanza chiarino, quindi porterò loro due in realtà via. Ho aggiunto anche un po' di Illuminé, questo qui di Charlotte, che mi piace un sacco. E se vi state chiedendo come mai, sicuramente mi arriva la domanda, non ho inserito un illuminante, ma la smetti di leccarmi? Che è? Un illuminante nella palette viso, perché non ho ancora realizzato il mio illuminante della vita. E in realtà all'inizio appunto avevo pensato anch'io di fare una palette blush, terra e illuminante, ma raga vi giuro, tutti gli illuminanti che abbiamo provato a realizzare non mi piacevano, non mi soddisfavano al 100%. È un prodotto che sto usando un pochino meno, quindi non lo ritenevo così fondamentale da inserire nella palette, perché uso appunto molto di più le ciprie per andare a illuminare in maniera opaca. A volte un tocco di illuminante appunto lo aggiungo se voglio, però già il blush di per sé è abbastanza radioso, soprattutto appunto Snob, che vabbè oggi non vi ho mostrato, però vedremo prossimamente. E quindi sì, diciamo che questo è un po' il quadro delle cose. Vado a spruzzarmi ancora un po' di mist, stavolta questo di Mulac, che dà proprio un bel effetto alla pelle. E non mi ricordo se ve l'ho detto, ma penso si veda, scusa Braghi, ho applicato anche dei ciuffetti di ciglia finte, perché guardandomi al telefono, praticamente facendomi video al telefono capisco effettivamente se sono decente o meno, mi ero resa conto che facevo un po' schifo, quindi ora molto meglio. E sono i ciuffetti di NYX, raga. Adesso li vedete un po' spelacchiati perché appunto li ho utilizzati, non so il nome perché ho perso la scatolina, però penso siano gli unici a ciuffetti di questa linea, delle Jumbo Lash appunto, quelle a ciuffetti. Bene, direi che ora possiamo tornare a casina, vestirci, magari per sgranocchiare qualcosa perché comunque ho fame e niente, speriamo bene che tutto funzioni. Per ora il sito sembra funzionare, nel senso che ho provato a inserire le cialde e va. Speriamo che abbiano buone notizie appena torno a casa, anche proprio con DHL, perché prima non arrivavano neanche gli ordini. Ci arrivavano i soldi ma non gli ordini. Yuppie, yeah. Alla fine per l'outfit penso che metterò questo vestitino che avevo messo un sacco di tempo fa, e secondo me con il look che abbiamo fatto ci sta benissimo. Poi penso un blazer perché fa ancora un po' freddino. Fatto pappa? Sì. E questi stivali sotto, che mi piacciono sempre un sacco. Cosa stai facendo? C'è le prove. Ah. Per domani. Tu hai problemi. Con un profumo, questo di Maison Margiela, che mi piace tantissimo. Troppo buono. E direi che ci siamo. Pacchettini. Aspetta, questa te la metti qui. Perché non è stato. Eccoci, arrivata la cena! Abbiamo il ristorantino, eccolo qua.
In realtà c'è la sua scelta, guardate un po' i piattini. Cosa volete prendere voi? Non lo so. Salmone. Sì, sembra molto buono perché è glassato, quindi ispira. Tanta roba. Io ero indecisa se prendere una pasta asciutta, tipo mezza manica di scampi. Mi ispira. Che uso io? Di cipria? Lei usa petal pink, rosata. Ma vedi qua, sembra bianca. No, ma nel video... Vabbè, loro tutta la sera stanno qui a gossipare, sicuro. Morta. Spaghettone quadrato, del cibo, caffè. Se no, mi ispirava anche la parmigiana. Guardate la pizzetta al vapore, carina. Io vedo tutti i vlog di Camilla, parolacce. Cosa? Cioè, mi prendi mentre dico parolacce. Che parolacce, sac, figurati. Io e Bianca che degustavamo i vini per decidere quale è il dolce, perché siamo team vino dolce. I più dolcini, diciamo che abbiamo trovato una quadra. Buono, sta di questo. Assaggiamola. È super sofficiosa. Ma ti ricordi che al sushi hai detto sono andata da Penelope? Eri tu, no? Sì. E ho detto vediamo se è carino, eccetera, eccetera. Perché tutti quelli che volevo vedere erano pieni. Perché io settimana scorsa ho deciso dai, perché non facciamo una cena? Ottimo. E quindi quello che Penelope a casa anche lui era pieno. Questo invece era libero. Ho detto vabbè, è comunque carino. Abbiamo visto le foto. Ho detto dai, prendiamo qui. Quindi è la prima volta in realtà che vengo qua. Io pensavo l'altro Penelope. Anch'io. È bellissimo anche qua. Sì, è molto carino, vero? Buono, è super soffice. Tutti che diciamo le stesse cose. Buono, buono. Ho preso le mezze maniche di scampi. Sembrano stra buone. Loro non mangiano. Yummy, è proprio troppo buono. Io ho preso salmone. Ne abbiamo le tagliatelle, le lasagne, anche Cri non mangia. No. E lì abbiamo stracotto e Riccardo mi ha copiato. Vi giuro ogni volta facciamo una foto. Flash, flash, flash. Oh, dai Meli, spiegati cosa stai facendo. Abbiamo dei colori doppi però. Sì, sono su... Ok, sì, c'è questo qua che è doppio, per il resto è ok. Ok. No, faccio dire una alla volta, così facciamo tipo seduta. Sì, dai, ci sta. È carino. Esatto. Luca, tu sei il primo. Vai Luca. Vediamo se vediamo quella della luna nera. Vedi che la posizione... Tre illuminanti, cipri. Okay. Quindi questa è la giallina, okay. Questa è quella più rosa, okay. E questa è quella per pelle scura, quindi penso che questa la daremo over. Mm-hmm. Te la gioco, così ce l'abbiamo, bella, che pronta. Il sand. Col sand sarebbe una? Illuminante. Gli illuminanti sono qua al centro. Oppure quella più rosina, secondo me è quella rosina. Ci penso anch'io. Vero. Poi altro scelto. Sì, totale questa. Rosa, ok. Sì, sì. Ma anche per navigare, quindi sì, amerai. Sì, via. E poi blush. Tac, io... tac. Questo è snob. Il bel fucsietto. Quella che devo prendere ancora? Aspetta, devi uscire. Snob è bello, È che non vorrei fare la scelta banale, ma farò la scelta banale. Sì, c'è il pennello, sì, sì, sì. È che è molto bello, sai, Prendi altri colori però, Rosso. Sì, devi dire cosa serve. Probabilmente rosato. Vai, prova, vediamo. Sì, anch'io, secondo me il rosa è più, però non è super illuminante, mentre questo illumina molto di più. Vedete, poi bronzer o contour, appunto, okay. Avevamo detto che c'è questo che è quello più freddo, quello che ti piaceva a te, che è Pomi. Esatto. Questo è Chu, che direi è troppo scuro, se no c'è quello più caldo che uso io, Gold, che in realtà per me potrebbe piacerti perché non è proprio super caldo, che dici, okay. È una via di mezzo, quindi se vuoi sbocciarli sono questo, okay. E questo qui. Tu di solito li usi tanto freddi? Freddo, freddo. Sì. E vai, andiamo Pomi. Io sono tutto. Questo è bello pigmentato. Osservare. Non fai macchina. L'ha deciso. Il pennello, raga. Morbido. Questo sta benissimo con i capelli. Benissimo adesso, sì.
cosa partiamo? Blush, cipria o bronzer? Blush. Blush, va bene. Sì, ma questo è un po' più luminoso degli altri? Sì, o? Ah, è più doratino. Sì, anche questo in realtà è. Solo il rosso è il più opaco. Bello rosso. Cioè, su di lei secondo me è rosa. E quello lo so, quel colorino lì lo so sempre. Aspetta, che provo a fare una foto. Grazie agli altri. Come si chiama? Meglio fare la foto. Beh sì, questo va benissimo. Anche il giusto sottotono. Yes. Ok, come blush invece puoi usare con un bel fucsia, bello proprio acceso, acceso, acceso. Oppure un bel rosso. Questo ovviamente è molto più. Però io poi torno qua. Torni sui rossi. Questa, poi dai. Poi è questa. È comunque fatto quello, forse tipo la tua faccia. Io posso dire che mi sa che voglio provare quello freddo. Ma di freddo? Quale? È bellissimo. Io sono uscita completamente dalla mia zona di comfort. Non lo so. Cioè, sulla pelle chiara chiara secondo me questo risalta di più. Sì, infatti. Perché questo è tipo bello. Più color carne, okay. Un po' spento, tipo rosa per chi si vuole giocare poco, okay, capito? Okay, l'ho preso proprio per la ragazza con sapone. Okay, okay, mentre okay. Questo è proprio anche il rosso in realtà è bello. Perché una volta che lo sfumi è tipo guanciotta un po' arrossata. Che ci sta, ovviamente. Per notare come tutti e tre l'abbiamo messo in modo diverso. Perché io ho messo cipria, blush, terra, lui terra, bravo. Siete proprio diversi per voi, eh? Buongiorno amici, ieri ovviamente poi dopo la cena ero capo, quindi non ho più registrato. Ora sono le... Oh cavolini! Le 9:10. Sono già le 8:51. Pensavo... Ma non si vedeva, sorry. Pensavo molto più presto. Comunque, mi sono anche spazzata. Fortunatamente il sito ha ripreso a funzionare ieri sera, quindi ora possiamo iniziare a fare per bene i pacchi, perché ieri anche le lettere di vettura non ci arrivavano e quindi non riuscivamo a fare nada. Adesso abbiamo un po' di ore per farli e poi dobbiamo scappare a Padova perché oggi c'è anche la gara del rompino. Quindi è proprio una giornata full immersion. E invece il ristorante di ieri era molto buono, un po' caretto per quello che era, tranne il dolce. Secondo me il dolce si poteva evitare perché era tipo, non se l'ho fatto vedere, comunque ho fatto una foto, un waffle non waffle, c'era scritto tipo non è un waffle nel menù, ma era tipo duro e poi mentre la pasta era buonissima, la pasta è veramente buona, quindi anche lo stracotto di mamma ha detto che era molto buono. Sì. E il posto carino. Sarei curiosa di provare Penelope a casa invece che Vimeson, perché secondo me è ancora più bello. E, però niente, serata è andata molto bene, mi sono divertita e ora possiamo iniziare a lavorare. Siamo un attimo tornati a casa per pappare, poi di corsa a far la valigia per andare a Padova. In realtà a Vicenza, dove appunto Riccardo farà la gara. Siamo state delle macchinette stamattina a fare pacchi. Poi giustamente voi furbette, non è che fate l'ordine corretto. Ci scrivete, ho sbagliato, ho preso questo. C'è la colla che è rimasta attaccata alle unghie. E quindi ci fate pure modificare gli ordini che già... Cioè raga, vi giuro, il panico. Il panico. Adesso vediamo se questi ravioli si cuociono, perché sono là da mezz'ora. Che stanchezza, non vedo l'ora di essere in macchina e dormire. Mentre lei dovrà guidare. Povera bambina con il suo yogurtino. Eccoli qua i miei raviolini. Yummy. Raga, scusate, ho ripreso pochissimo in queste ore, però appunto c'era stata la gara del rompino. Ora siamo arrivati in hotel qua a Vicenza, dove faceva appunto la gara. Facci vedere la medaglia. La mia prima medaglia nel campo del powerlifting. Super medaglia. Secondo classificato, bravissimo. E questa è la stanza. Bella grande, devo dire. Ci
ci piace. È un executive suite. E di qua marmo, quindi ancora meglio. Sono passati un po' di giorni dall'ultima volta che ho vloggato, eccoci qua, abbiamo diciamo un po' organizzato il tutto per essere i più produttivi. Qua abbiamo Riccardo che sta incollando e mettendo in sacco le varie palettine. Mia mamma corregge gli ordini che ho sbagliato, barra che avete sbagliato anche voi, però a mettere gold sand al posto di gold, quindi attenti. Poi torno io a farli. Abbiamo i pennelli, tutte le varie cialdine. E questi sono gli ordini che siamo riusciti a fare oggi. Ovviamente continuiamo, tra un po' arriva DHL a ritirare tutto. La cosa bella è che io vedo qua sul telefono quello che prendete e compongo direttamente. Rompino, oggi meglio degli altri giorni che erano di fuoco, vero? Beh, comunque abbiamo lavorato. Però, più calmi. Così lo scorbutico. Eccoli qua. Pronti per essere spediti. Bye bye, il pacchetto. È stato bello. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero vi abbia tenuto compagnia e vi abbia un po' fatto vedere il dietro le quinte del nuovo lancio. Rispetto alle altre volte effettivamente ho ripreso un pochino meno, ma perché ero veramente un po' triste appunto per il problema che c'è stato col sito e con tantissime cose da fare, quindi ero la prima macchinetta, fai gli ordini, prepara appunto tutto per la cena, c'era stato un parto. Dovevo pubblicare questo video venerdì, ma tutta la settimana abbiamo fatto un sacco di ordini e sono super contenta perché vi è piaciuta un sacco la palette, sto già iniziando ad avere i primi feedback e sono molto positivi, quindi grazie, grazie mille, sono troppo soddisfatta di questo lancio. Pensate appunto che ero iniziato a lavorarci nel 2021 e adesso finalmente siamo riusciti a lanciarlo. Ci abbiamo messo veramente tantissimo tempo, però sono molto soddisfatta, mi piace proprio al 100%, non potevo creare secondo me una palette migliore di questa, upsi. Sicuramente la cosa che mi rende ancora più felice è che avete capito il lavoro che c'è stato dietro. Lo studio, proprio la ricerca delle varie shade per le varie tipologie di pelle, secondo me è stato veramente fondamentale e mi ha preso tantissimo tempo, proprio perché non sono una persona che magari dice vabbè, è il mio primo lancio, faccio una colorazione, due colorazioni, no, volevo appunto riuscire a accontentare più persone possibili, quindi sono molto soddisfatta. Ho notato che comunque facendo proprio queste prima settimana di ordini, i colori che mi piacciono di più sono i rosati. E non pensavo, invece sì, quindi siamo in linea perché anch'io ultimamente uso molti rosati e molti di voi hanno provato anche la cipria illuminante, che vi rispiego un attimino qui perché ho visto che c'erano diversi dubbi e per questo vi consiglio anche di seguire la pagina Instagram che trovate giù nell'info box, perché lì spesso rispondo alle domande, faccio vedere sulle storie tutti i contenuti, tutte le cose, tutte le shade un pochino più da vicino. Appunto, la differenza delle ciprie illuminanti, che mi raccomando non vanno usate su tutto il viso ma per illuminare alcune zone. E ovviamente poi potete usarle come preferite se vi piacciono, però quello sarebbe l'uso ideale. E abbiamo Sunlight, che è quella più giallina, quindi io la consiglio alle pelli chiarissime e chiare che vogliono illuminare un po' di più. Io mi considero chiara ma non chiarissima e la uso
appunto se voglio tanto, proprio tanto illuminare il viso. Invece per tutti i giorni uso Petal Pink, che è più rosato e quindi va a tonalizzare un pochino meglio il mio contorno occhi, e lo consiglio alle carnagioni chiare, medie, che vogliono appunto illuminare un po' di meno rispetto a sunlight, ma che comunque vogliono ripulire il contour, ripulire anche qua lo sguardo. E appunto adesso anche voi che li state provando mi avete confermato che vi cambio completamente il make up, e se prima eravate un po' titubanti, tipo non so se la uso, non so cosa serve, se veramente mi serve, avete capito la differenza, e vi assicuro che poi una volta che la provate non riuscite più a vivere senza. Invece per quanto riguarda il sito vero e proprio, e abbiamo riscontrato diversi problemi in questo lancio rispetto a Serendipity. Ovviamente abbiamo sbagliato anche qualche ordine, perché effettivamente non è chiaro come prima, perché comunque abbiamo diversi prodotti da inserire e spesso il sito magari è tutto più complicato, però ci stiamo un po' abituando, quindi mi scuso con le persone che magari abbiamo fatto attendere un pochino di più, però è stato veramente un lancio importante e molto ricco, ricco di ordini, sono molto happy per questo. In tutto ciò, altra cosa appunto che volevo dirvi, che mi avete chiesto, che però non ho detto nel video presentazione, è che si possono comprare solo le ciallo, e basta nella prima sezione palette e no palette selezionare no palette e riacquistare le ciallo. Quindi una volta che le finite, o se avete voi, siete avete un kit già da makeup artist eccetera con le palette refill, potete metterle direttamente nella vostra palette acquistando solo le cialde, assolutamente. Pare di aver detto tutto quello che mi avete chiesto di più in DM. Sì, non mi viene in mente altro. Per il resto ci sentiamo sicuramente prossimamente. Farò altri contenuti qua su YouTube in cui la utilizzo. E niente, grazie mille veramente ancora. Detto questo, vi mando un bacione. Grazie mille per essere arrivati alla fine di questo vlog. E nulla, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!